Bentornati ad una nuova puntata di Chicche di Gossip. Oggi voglio parlarvi di un argomento che può sembrare scomodo, un argomento che suscita sempre curiosità, ma soprattutto un argomento dove, in qualsiasi piattaforma, Twitter, Twitch, YouTube, Instagram, televisione e web, ci sono sempre dei confronti, delle titubanze, ma soprattutto degli scontri perché la gente è convinta che dentro la casa del grande fratello VIP, dei concorrenti o il singolo concorrente o tutti i concorrenti, pare abbiano un cellulare. Attenzione! Premessa, avendo avuto la possibilità di partecipare due volte a questo fantastico reality, posso, mettendoci la faccia come sempre, dichiarare che è tutto fasullo. È impossibile avere il cellulare dentro la casa del grande fratello VIP. Quando capita che sentite un'interferenza, un cellulare squillare oppure un pronto, vi ricordo che la casa del grande fratello VIP è strutturata a livello circolare dall'acquario. Che cos'è l'acquario? L'acquario è la parte della casa dove ci sono tutte vetrate che danno dalla camera da letto fino ad arrivare in soggiorno, dove sono solamente vetri spessori così, che hanno una spessore così. Quindi dietro questi vetri ci sono dei cameraman, c'è la vita di tutti i giorni, quindi c'è vita, e ovviamente un cameraman se deve rispondere alla moglie, se deve contattare l'altro cameraman o anche se ha il silenzioso, arrivano le interferenze che fanno contatto con la telecamera. Ultimo caso. Edoardo Tavassi che dice suona un telefono, è vero, l'abbiamo sentito nei video o comunque si è sentito vibrare, ma essendo a mezz'ora prima della puntata, come ben sapete, dietro l'acquario, cameraman, autori, fotografi, sono praticamente a mezzo metro dei concorrenti, c'è solamente un vetro spesso così che li divide. Quindi non facciamo uscire fake news, perché che gioco sarebbe e che reality sarebbe se i concorrenti avessero un cellulare in casa? Sarebbe tutto falsato e falso. Continuiamo a sostenere il canale, grazie ragazzi, perché è sempre l'ora di dire la verità e il gossip. E se la sera uscite, bevete il giusto, bevete il sano, fatevi un funky gin. Ciao, waglio!